Bentrovati ad una nuova puntata di Paese che Vai. Questa settimana ci troviamo a circa 10 km da Bergamo, all'inizio della Val Cavallina. Un viaggio alla scoperta e riscoperta di quelle che sono le arti, i mestieri, le tradizioni, la storia e la cultura del paese di San Paolo d'Algo. Dunque a San Paolo d'Argon con il primo cittadino Stefano Corti Nobis. San Paolo d'Argon a soli 10 km da Bergamo, con delle bellezze tutte da scoprire. Sì, effettivamente è un paese di 5.600 abitanti, ha detto bene prima, all'imbocco della Val Cavallina, 10 km circa da Bergamo, ai piedi della Valle d'Argon e del Monte Misma. Molte iniziative a livello del paese grazie al contributo delle numerose associazioni sul territorio. Ci sono davvero tantissimi angoli nascosti da scoprire e per l'appunto durante l'anno ci sono numerose iniziative, no? Volte proprio a far conoscere la vostra realtà. Sì, le iniziative iniziano proprio, scusate il gioco di parole, ma dal mese di gennaio. 15 gennaio è una data ricorrente molto importante per il paese di San Paolo d'Argon, in quanto è anche la festa del patrono di San Paolo d'Argon, San Mauro Abate, monaco benedettino, qui nel paese di San Paolo d'Argon c'è l'abbazia benedettina molto importante a livello storico per il paese. Abbiamo letto un territorio tutto da scoprire, il centro del paese, la collina con un eremo. Sì, un eremo che sta proprio in cima alla collina, luogo di meditazione. Poi c'è anche una biblioteca per chi vuole andare, diciamo, a prendere dei libri tematici particolari. E qui in paese ci sono anche tantissime attività storiche e poi chiaramente l'occhio di riguardo per i più giovani. Sì. Molte attività storiche, molte botteghe, molte attività artigianali. Colleghiamolo anche ai giovani, anche perché quest'anno per la prima volta si è cercato di dare l'opportunità, quindi con un salone dell'artigianato, il primo salone dell'artigianato Arti e Mestieri, favorendo anche l'orientamento scolastico. Nei dettagli di questa novità. Il primo salone dell'artigianato proprio per permettere ai più giovani di scoprire e di conoscere quello che è stato il loro passato e nello stesso tempo guardare al loro futuro. Sì, primo artigianato Arti e Mestieri, che ha una duplice funzione, quella di poter valorizzare e riscoprire le attività artigianali sul nostro territorio e poi quella ovviamente di dare un'opportunità anche ai giovani, soprattutto ai ragazzi di terza media, che l'anno prossimo sceglieranno un indirizzo a livello superiore, quindi dare la possibilità di imparare, di conoscere, di vedere direttamente sul campo quali sono le scelte, le opportunità che potrebbero avere in campo artigianale. Non a caso questo laboratorio, che è la prima edizione, come dicevo, affianca ai vari tavoli artigianali anche, come si può ben vedere, l'indirizzo scolastico. Quindi suddivisi in piccoli gruppetti, questi ragazzi di terza media hanno la possibilità di addentrarsi per vedere come sarà il mondo del lavoro vero e proprio. Una bellissima opportunità davvero per i più giovani e anche per gli artigiani, che li vediamo particolarmente entusiasti, no? In una veste diversa. Sì, infatti la bontà di questa iniziativa è proprio di quella che oggi si vede, l'attenzione
che i ragazzi ci mettono, ma soprattutto l'entusiasmo ancora di questi artigiani che alcuni non più in tenera età, ma anche su negli anni, che vediamo affiancati anche dai loro figli, riescono a trasmettere a queste nuove generazioni proprio il lavoro, come l'hanno imparato loro e come vorrebbero che si tramandasse anche alle generazioni future. E poi una vastissima scelta, no? Perché si va da quello che è il mondo della casa, da quello che è il legname, da quello che è la pasticceria, la cucina. Sì, proprio le attività a 360 gradi, che fortunatamente sul nostro territorio di San Paolo d'Agono sono ancora ben presenti. E dobbiamo come amministrazione, penso, dare il maggior risalto possibile, perché penso che sia compito anche di un'amministrazione la valorizzazione delle attività presenti sul territorio. 22 gli artigiani che hanno aderito per l'appunto a questa primissima edizione, e la gioia, come vediamo e come abbiamo detto, anche dei ragazzi. Si guarda al futuro, sicuramente ci sarà poi una prossima edizione, e è un gioco di squadra importante che ha permesso proprio questo evento. Sì, infatti è partita proprio un'idea a livello sperimentale, proviamo a farlo. Quindi grazie anche alla collaborazione dell'Associazione Artigiane di San Paolo d'Argon, dell'Associazione Alveare, della Cooperativa Ruà di San Paolo d'Argon, ma soprattutto dell'Istituto Comprensivo, si è riusciti a mettere in piedi questa bella iniziativa, supportata penso magnificamente, e la presenza, anche la bontà di questa iniziativa, penso che si veda benissimo. Associazione Genitori con Barbara Colleoni, presidente per l'appunto al secondo mandato, giovane presidentessa, le attività sono davvero tantissime. Sì, sono al mio secondo mandato triennale, quindi ho ancora 2 anni questo onere anche. Sì, le attività dell'Associazione Genitori sono molteplici, per lo più riguardano comunque i ragazzi, i bambini della scuola primaria e delle scuole medie, nel senso che collaboriamo tantissimo all'interno della scuola, tant'è che oggi siamo presenti. Circa 7-8 anni fa l'Associazione Genitori è nata da quello che era il comitato genitori che esisteva, anche perché essendo associazione si può partecipare a bandi di concorso e avere agevolazioni che poi ci aiutano a sostenere le attività che proponiamo. Con 115 associati la speranza è sempre quella di avere nuove persone, no? Nuove leve, chiaramente volontari, genitori e non genitori, che abbiano la voglia di dedicare il proprio tempo per gli altri, in questo caso per i giovani, per la cultura e tutto il resto. E la cosa che mi sento di dire ai genitori di San Paolo d'Argon è di non aver paura di mettersi in gioco. Alla fine l'Associazione Genitori chiede quel poco tempo che uno può avere a disposizione, non obbliga nessuno a far niente. A volte le persone non si associano perché dicono: ah, poi devo fare. Assolutamente, uno dà il tempo che può, se non ne ha anche solo il sostegno, per noi è importante per portare avanti tante attività. E adesso sentiamo direttamente la voce dei ragazzi coinvolti in questa iniziativa. Di spalle vi vediamo particolarmente interessate, ragazze. Cosa succede qui? Sì, bello. È interessante scoprire altri lavori. Tanti mestieri, ce n'è uno in particolare che ti piace? Boh, è bello l'estetista oppure la parrucchiera. Parrucchiera e estetista, perché non mi piacciono i capelli, le unghie, così, curarsi. Soprattutto estetista, perché vabbè, ti fanno i massaggi. Tra le ragazze abbiamo sentito estetiste, parrucchiere, e i ragazzi invece? Futuri cuochi sarete voi? Non penso. Quale mestiere per ora ha colto di più la tua attenzione? Sono un po' indeciso fra alcune cose, tra cui perito informatico. Com'è questo impasto? Morbido.
Tu farai un cuoco? No. Però è bello comunque poter imparare. Sì. Come ti sembra questo primo salone dell'artigianato dove voi ragazzi siete i veri protagonisti? È stato molto bello e divertente perché abbiamo imparato tanti mestieri e ci hanno aperto un nuovo mondo di esperienze. Sono comunque esperienze gradevoli. Hai provato un po' tutti i mestieri? Un po' tutti, sì. Non tutti, però tanti. Leila, tu cosa hai fatto? Guarda, un bellissimo biscotto. Allora, abbiamo preso la pasta di zucchero, poi l'abbiamo stesa e l'abbiamo intagliata a forma di cuore, poi l'abbiamo messa sopra il biscotto e l'abbiamo decorata con la granella. Dagli alunni agli insegnanti, Federica, una veste diversa quest'oggi. Sì, siamo in veste di insegnante, io non sono abituata, perché a me piace sempre stare al silenzio nel mio laboratorio, però è stata un'esperienza diversa, ci siamo divertiti a, diciamo, giocare non con il pongo ma con la pasta di zucchero e abbiamo creato questi biscotti di San Valentino e rigorosamente io ho detto: se volete decorare questi biscotti bisogna essere innamorati. Come siete? Alcuni sì, alcuni no, vediamo un po'. E ci sono pure i pasticceri. Qua cosa state facendo? Un pasticcino. Come mai proprio a forma di cuore? Perché sono innamorato. L'età è un po' quella, dei primi amori. E assolutamente quindi abbiamo, sì. Quindi siamo vicini a San Valentino, abbiamo deciso di fare i cuori. E vabbè, questi sono poi i risultati loro, tutti, secondo me, sono stati molto molto attenti e molto bravi. E così, poi è divertente, diciamo che la decorazione è divertente. E poi è bello vedere anche la collaborazione, quindi proprio la sinergia che c'è tra tutti voi commercianti e artigiani e proprio la comunità argonese. È stato davvero un piacere vedere questa partecipazione perché insieme siamo riusciti a dare un'impronta di novità a questa giornata. Non c'era mai stato organizzato niente di questo tipo e secondo me è un evento da riproporre di nuovo anche gli anni prossimi, perché vedo che i ragazzi sono stati molto partecipi e interessati, stimolante secondo me. Ceramica d'arte, pittura, scultura. Luca Campus, una mattinata diversa dalle solite per trasmettere ai più giovani quello che è il sogno che tu coltivi sin da bambino. Sì, in effetti ho realizzato sin da bambino la scultura. Qui do dimostrazione di un pastore sannita con delle sembianze caratteristiche della terra bergamasca, dove risiedo, è una città d'adozione, visto che insegno nella Bergamo. Ho realizzato il gioppino, una maschera tipica bergamasca, che fonde un po' la mia origine, che è quella napoletana, partenopea, come abbiamo detto, con il pulcinella. Non a caso i ragazzi si sono sbizzarriti con la manipolazione, realizzando oggetti che si parte dall'oggettino tipico fino ad arrivare poi, come si può ben vedere, alle ceramiche vere e proprie di decorazione, e quindi dare a loro un lavoro futuro, perché questo lavoro sta un po' andando nel dimenticatoio, cioè si lasciano un po' i vecchi mestieri e si pensa solo all'evoluzione tecnologica e non lavorativa con la manualità. Per i ragazzi che fossero interessati, ovviamente questa mattina tu hai dato tantissimi consigli loro, hai visto l'attenzione, sei riuscito a capire qualcosa di più? I ragazzini sono stati entusiasti da vedere l'oggetto, da un semplice pacco di argilla, dimostrare che si può costruire tutto ciò che loro vogliono. C'erano molti ragazzi, ecco, visto che siamo in terra bergamasca vorrei farglielo vedere, ho realizzato per un'occasione un decoro per la loro squadra del cuore, sono in oro zecchino, quindi c'è un lavoro molto diciamo impegnativo, nello stesso tempo prezioso, perché c'è dell'oro fuso, quindi hanno un processo di lavorazione ben, diciamo, complicata. Questa è una lampada con
È scritto a Bergamo. Bergamo, sì, è scritto tutto in oro per fare in modo che l'oro, da un semplice decoro, possano fare sbizzarrirsi come vogliono. Un'idea particolare, ovvero quella di realizzare delle cartoline, loro hanno iniziato ad andare alla caccia degli angoli più nascosti, particolari, e fermarli con uno scatto fotografico. Gruppo fotografico, per l'appunto, argonese, con il presidente Valerio Merli. Da lì tutto ebbe inizio. Si parla del 2003. Si parla del 2003. E in quell'anno fu un'idea della loro amministrazione di realizzare una sorta di concorso, chiamiamolo così, ma supportato anche da alcuni aiutanti esterni, alcuni consulenti esterni, di realizzare una serie di cartoline del paese, che effettivamente non esistevano più, perché l'ultima volta che erano state fatte le cartoline risalivano più o meno agli anni 50, quindi effettivamente leggermente datate. Quindi da allora si lavorò su questo progetto, venne fatto questo cofanetto di cartoline, quindi fotografando in giro in tutti gli angoli del paese più o meno noti, o anche magari angoli più o meno anche quasi anonimi, ma poi evidentemente, come posso dire, di grande impatto comunque venne un bel lavoro. Però da allora questo gruppo di persone che si erano trovate per lavorare su questo progetto si ritrovò ancora in successive fasi. Vennero messe a disposizione alcuni locali dell'amministrazione, tant'è che nel 2007 ci fu l'ufficializzazione di questa cosa, quindi venne costituito effettivamente il gruppo fotografico argonese, nonché abbiamo l'onere, ma direi onore a questo punto, di conservare tutti questi ricordi, quindi abbiamo il nostro archivio fotografico, che a questo punto è molto preciso dal 2007 in avanti. La particolarità è che forse noi in Val Cavallina, da quanto ne so io, forse siamo l'unico qui, perché poi da qui in avanti non ci sono più, tant'è che abbiamo avuto chiaramente il circolo, che è composto da circa 14-15 persone, ci sono persone che entrano, persone che escono, però abbiamo avuto gente anche di su verso Entratico. Valerio, dai, sì. Quattro amici al bar adesso in quanti siete? Ma come dicevo, circa 15, il numero medio è 15. Valerio, vedo che ci ha raggiunti per l'appunto Maurizio Persico, che peraltro lui è, possiamo dirlo, no? È amico del Regazzoni. Foto, tutta una storia, non soltanto di San Paolo, lui è proprio la storia a tutti gli effetti, no? Del gruppo, sì. Non soltanto. Ma allora, Maurizio Persico è uno dei padri fondatori, dai, utilizziamo questo termine, comunque dei soci fondatori, aveva lavorato appunto sul progetto delle cartoline e poi è sempre rimasto un collaboratore, diciamo, fondamentale. Sempre attivo, ha mollato adesso la macchina fotografica, ma mi sa che anche di notte la macchina fotografica la tiene vicino. È sempre pronta la macchina fotografica, per qualsiasi momento, quando si va in macchina, quando si è per la strada, quando si vuole anche fare una passeggiata, la macchina fotografica deve esserci sempre, perché cogli l'attimo. Quell'attimo lì, cioè quel momento lì, dopo non c'è più. Maurizio, com'è cambiato il paese? No? Voi che lo vivete quotidianamente, l'avete vissuto per l'appunto con questi scatti, avete raccontato tutta una storia che è stata poi raccolta in una mostra. Dunque, io sono dal 75 che risiedo qui, abitavo a Bergamo prima. Quando sono venuto qui l'idea era dire, ma Dio, dove sono andato a finire? Mi sognava di passare dalla città a un paese nel Medioevo, diciamo, un paese molto chiuso, che poi pian pianino adesso si è aperto dai 1.500 abitanti, 2.000 abitanti che potevano essere, forse non arrivava neanche nel 2.000 abitanti nel 75, adesso siamo oltre 5.500, moltissime famiglie che vengono da fuori, poi più le sono sorte un mare di associazioni, poi tramite, io ho iniziato anche seguendo un po' il corpo musicale di San Paolo d'Argon, per cui ho seguito per 10 anni e lì ho cominciato a conoscere la gente e poi da cosa nasce cosa, dal corpo musicale sono passato ai fotografi e via, adesso mi passo per la strada al fotografo, io non ho mai fatto il fotografo di professione, per cui... È bellissimo vedere questa spontaneità, questa solarità, questa voglia di trasmettere proprio la passione per la fotografia, però un poco di pazzia c'è.
si parla di anno nuovo 2014, un calendario incredibile. Allora, il calendario di quest'anno, come diciamo che tra le cose che, con cui collaboriamo con l'amministrazione, il calendario ormai da, sì, ne abbiamo fatto uno qualche anno fa, poi quello dell'anno scorso che era un calendario più tradizionale dove c'erano degli scorci di San Paolo d'Argon, e quest'anno invece abbiamo proposto una cosa diversa, nel senso abbiamo lavorato come gruppo indipendentemente dal calendario. Quest'anno abbiamo pensato di fare qualcosa di diverso, al di là dei soliti paesaggi, ritratti, è stata un'idea di un socio, quella di lavorare su opere d'arte, nel senso abbiamo preso delle opere d'arte abbastanza famose, per esempio La ragazza con l'orecchino di perla, giusto per citarne uno, o L'ultima cena di Leonardo, quindi, o La deposizione del Mantegna, quindi opere abbastanza conosciute, e l'abbiamo reinterpretata in maniera fotografica, quindi è una reinterpretazione della fotografia, no? Alcuni l'hanno fatta veramente precisa, nel senso proprio persone in costume, ambientazione, altri un pochettino più libera, ma richiama assolutamente quello che era l'opera iniziale. Tra le altre cose, diciamo, particolari, c'è una fotografia del gruppo dove abbiamo ricalcato L'ultima cena di Leonardo, quindi interessante, diciamo, un calendario che ha fatto molto parlare di sé, insomma, quindi abbiamo avuto gente entusiasta, detrattori, gente scandalizzata, però insomma abbiamo centrato sicuramente l'obiettivo. Valerio, pensiamo al futuro, lanciamo di nuovo un appello ai nostri giovani telespettatori. Sì, tra i programmi di quest'anno, perché il programma l'abbiamo in definizione in questo periodo, quindi inizio dell'anno, abbiamo già messo a calendario, definiremo la data brevissimo, ma sicuramente partirà dal mese di febbraio, un corso di fotografia base. Pensiamo di avvalerci della collaborazione di alcuni fotografi professionisti del territorio, dobbiamo ancora decidere. Comunque, questo corso qui ha lo scopo chiaramente di avvicinare un po' di persone al gruppo, continuare a diffondere il discorso della cultura fotografica, che è uno dei principi del nostro statuto, e sicuramente questo ci può aiutare a avere altre persone all'interno del circolo, perché chiaramente un po' di facce nuove, un po' di ricambio fa sempre bene, idee nuove che arrivano e modi di vedere anche le immagini diverse, che è tutto un arricchimento in generale del gruppo. Il nostro viaggio a San Paolo d'Argon prosegue e adesso vogliamo presentarvi una persona davvero speciale. Qui si fa un salto indietro nel tempo. Dal 1880 Conad Supermercati è un punto di riferimento per tutta la comunità. Lisetta Burini, una grande gioia e tantissima davvero l'emozione, no, nel ripercorrere queste tappe. Perfetto, sì, ricordare i vecchi tempi, come è iniziata la situazione e l'emozione è tanta. È tantissima, un legame davvero particolare con il territorio. Tu che hai trovato l'amore proprio qui a San Paolo d'Argon, insieme avete proseguito quella che è stata l'attività iniziata proprio dai familiari di tuo marito. Perfetto, sì, infatti sono 40 anni a maggio che sono qua e lavoro benissimo con tutto il paese, ho specialmente anche con i giovani un buon rapporto e con le clienti che oramai da anni mi conoscono e mi vogliono tanto bene. Clienti affezionatissime, e poi nell'entrare abbiamo notato un angolo dedicato proprio alla storia, la vostra storia con foto in bianco e nero, tantissimi riconoscimenti ottenuti. Perfetto, sì, in una valigia vecchia ho trovato tante le nostre licenze, ho detto ma facciamo una storia dei miei parenti. E infatti ho collegato e abbiamo preso anche l'attività storica, la targa. È stata una bella emozione. Attività storica che inizialmente era collocata in un'altra sede. Sì, in via Canova, in centro al paese, un negozietto piccolino come si usava una volta. E poi nel 69 mio marito ha deciso di fare il piccolo supermercato, ci siamo trasferiti in via Papa Giovanni. E niente, da qui lui nel 74 ci siamo sposati, qua abbiamo iniziato la nostra vita e sempre pezzo pezzo per pezzo siamo arrivati in fondo. E la storia continua perché ci sono i figli che stanno... Figli, sì, Cristina, Augusto e Dario. Allora Cristina è con me a San Paolo, Dario è a Chiari e Augusto a Torre Boldoni.
e qui c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Noi adesso siamo in una delle corsie dove si possono trovare davvero tantissimi prodotti e con numerose offerte. Perfetto, tutti ogni 15 giorni cambiano, ogni mese c'è la sua offerta dei prodotti speciali della Conad, prezzi fissi e bassi e tante offerte. E anche qui si rimane sempre legati al territorio, perché poi dalle mamme, dalle donne lavoratrici arrivano delle richieste particolari per piatti pronti, l'ultimo minuto. Sì, infatti la gastronomia, noi lavoriamo tantissimo sul fresco, sia frutta e carne anche, e cerchiamo di dare la cosa più fresca che si può. Legati al territorio con un occhio di riguardo anche però a quelle che sono le tradizioni al di fuori. Dietro i fornelli infatti c'è un cuoco che non è di Bergamo, è stato adottato. È stato adottato, un po' di anni che è con noi, si trova benissimo, infatti lui è là in cucina e perché cuciniamo anche per Torre Boldone, perciò il suo lavoro è parecchio. Andiamo a vedere cosa sta combinando? Perfetto, facciamo un giretto. Giovane, sempre col sorriso sulle labbra, Dino accoglie tutte le clienti. Abbiamo visto davvero un banco ricco di proposte, le più varie legate alla tradizione. Allora, noi qui facciamo bertagnì fritto, che sarebbe lo frittello di merluzzo salato in pastella, naturalmente la pastella fatta con latte, uovo e lievito, come una volta, viene lasciato riposare per una notte la pastella e poi si frigge il giorno dopo il merluzzo semplicemente infarinato. Facciamo per esempio anche il baccalà in umido, che è una delle cose che è un po' andata un po' persa come tradizione, però noi lo facciamo sempre con il latte, viene lasciato ammollare il baccalà per 4 giorni con l'acqua che viene cambiata almeno 3 volte al giorno. Quindi parecchio lavoro dietro a questo prodotto, però insistiamo perché comunque la vendita c'è e non ci lamentiamo. Dalla Bosnia a Bergamo, per l'esattezza San Paolo d'Argon e Albino, il salto è stato breve. Parliamo di queste tradizioni, no? Tradizioni diverse che però tu sei riuscito comunque a far riemergere, no? In un certo senso. Sì, sono stato aiutato dai miei datori di lavoro che naturalmente mi hanno inquadrato in queste cose che io prima di venire qua sinceramente non sapevo fare. Ho fatto la scuola alberghiera qua in Italia, però poi naturalmente uno è nel lavorare che impara comunque a fare le cose. E sono stato molto fortunato sia nell'accoglienza in generale, posto di lavoro anche, veramente molto contento, molto contento. Quindi si lavora, ma si ha anche la possibilità di divertirsi e stare in famiglia. Bravissima, che non è poco al giorno d'oggi, sì. E tra le novità del 2014 c'è qualche piatto speciale per le nostre signore, i nostri signori, ragazzi? Per esempio quest'anno abbiamo cominciato a proporre questi filetti di pesce già sfilettato, solo da scaldare a casa con pochissimo sforzo, uno ha il pasto già pronto. Abbiamo anche delle bellissime insalate di mare già pronte, fresche, tipo l'insalata di piovra con un leggerissimo pesto di basilico e prezzemolo, una mini agliata, e devo dire che è un altro di quei piatti che ha fatto molto successo. Dal cuoco torniamo con Lisetta, la famiglia Bronzeri, abbiamo detto punto di riferimento davvero importante che ha regalato degli attimi indimenticabili a tutta la comunità, e Minerva SRL, per l'appunto questo è il nome preciso, esatto, della vostra impresa, prosegue, no? Nella sua storia, in questa grande voglia di poter dare ai propri clienti e agli amici dei prodotti sempre freschi, di prima qualità, con un occhio di riguardo anche per l'appunto al portafoglio. Sì, perfetto, infatti cerchiamo di fare tante offerte, al sabato magari delle offerte speciali su dei prodotti freschi tipo lasagne o gnocchi o pasta, e niente, poi abbiamo Conad Card che consigliamo ai clienti, che è il pagamento come tipo una carta di credito per fine mese che arriva sul conto corrente al fine mese e dà opportunità a molte offerte speciali in più della Conad normale, della carta insieme. Insomma, è proprio come fare un salto indietro nel tempo, no? Quando una volta si segnava sul fogliettino. Il libricino, invece adesso questo viene fatto tutto in banca, tu non vedi niente, vedi solo a fine mese cosa hai speso. Lisetta, tantissimi ricordi davvero, l'opportunità anche di venire qui a fare la spesa, a fare due parole e ricordare quello che è stato proprio il vostro passato, un passato dove si è lavorato davvero tantissimo. Ricordavi che anche tuo marito ha trascorso delle intere nottate qui per il lavoro, per vedere
il proprio sogno diventare realtà. Sì, a Natale preparare i piatti, preparare l'insalata russa, che una volta non è che era un piatto, però so che per lui era una passione e l'ha trasmessa anche ai figli. Che peraltro stanno portando davvero avanti il nome in modo davvero professionale. Sì, infatti Augusto è su Torre Boldone con la ditta Fratelli Bronzieri e invece Dario è a Chiari con le quadre e Cristina invece è con me e dà una mano a me, intanto che arriverò il momento della pensione. Un gruppo giovane, un bellissimo sorriso a parte di Lisetta. Siete sempre aperti? Sempre aperti, allora sabato continuato, la domenica mattina aperto dalle 8 a mezzogiorno con pane fresco e quest'anno vediamo di fare qualcosa di più. È in studio di fare magari il continuato tutta settimana, se riusciamo. Raccontare una passione è sempre cosa difficile, però loro riescono sempre a trasmettere grandissime emozioni, soprattutto attraverso la musica. Giuseppe Leoni, presidente del Corpo Musicale Comunale, una vita per la musica, una vita a trasmettere grandissime emozioni con la voglia di coinvolgere soprattutto i più piccini ed un riconoscimento importantissimo ottenuto proprio quest'anno. In che occasione? Ma quest'anno, in ricorrenza così del San Mauro d'Oro, il Consiglio Comunale, diciamo l'amministrazione, ha pensato di attribuire proprio alla nostra associazione questo premio di benemerenza del San Mauro d'Oro, che è un riconoscimento per quello che fa la popolazione di San Paolo, alcune persone o associazioni, eccetera, proprio per quello che hanno fatto per il paese, per il comune, per diciamo, la società. In questo caso hanno attribuito al Corpo Musicale questo San Mauro d'Oro, che riconosce un po' tutto quello che è il percorso e la vita della banda. Ormai sono trascorsi 32 anni e da quando è iniziato, quindi tutti i fondatori, i collaboratori, i musicanti sono gratificati da questo premio che il Comune ci ha elargito quest'anno. Un'arte vera e propria la vostra. Sì, ci vuole comunque tanta passione, sì sì. Poi non è che si voglia arrivare chissà dove, però l'importante è che i ragazzi che suonano siano contenti perché fanno socialità, perché fanno delle belle esperienze, poi chi magari per questioni di lavoro o di professione abbandona, hanno sempre comunque un bel ricordo di questa loro esperienza. Infatti nell'arco di 32 anni sono passati quasi più di 250 allievi che poi, ripeto, hanno abbandonato ma mantengono un bel ricordo della scuola di musica e della banda in genere. Anche perché l'ambiente qui è davvero come quello che si respira quando si è a casa, quindi in famiglia. Adesso vi presentiamo Stefano Scudeletti, che è un po' il tuttofare del gruppo e con la sua semplicità riesce davvero a coinvolgere in maniera solare tutti i bambini e anche i più grandi. In questo caso si parla di giovani, si parla di un progetto davvero importante a livello nazionale, Orchestrando. Nato appunto a San Paolo d'Argon nel 2010,
progetto extracurricolare all'interno della scuola che attualmente conta 22 ragazzi che fanno musica d'insieme. È un altro progetto nato proprio quest'anno all'interno dell'ora di musica dell'istituto comprensivo per le classi terza, quarta, quinta elementare, che ha portato, ha aumentato gli allievi di altre 80 unità. Noi crediamo molto in questo progetto e nella musica in generale, perché anche studi recenti dimostrano che la musica aiuta molto l'allievo non solo nella cultura, ma aiuta anche a migliorare nelle altre attività nella scuola, come la matematica, e aiuta anche a socializzare con gli altri ragazzi, quindi evita fenomeni di bullismo, in quanto in una classe di musica tutti sono importanti e tutti hanno lo stesso ruolo, quindi senza il compagno non puoi fare nulla. Diciamo anche che questo è il primo e forse unico progetto in questo campo di orchestrando che prevede appunto già dal livello della terza elementare, quarta e quinta elementare l'approccio alla musica, ma una musica d'insieme dove tutti i ragazzi cominciano dal nulla a suonare con i vari strumenti, non so, appunto il clarinetto, il trombone, la tromba, eccetera, e quindi insieme cominciano a fare questa esperienza già dall'età di 8 anni. E questo progetto noi vorremmo portarlo avanti proprio negli anni successivi, e sarà, diciamo, la normale e naturale successione dell'attuale banda. Due passi per il paese, tantissime curiosità. Noi adesso giustamente, come consigliatoci da chi ci abita qui a San Paolo d'Argon, siamo di nuovo alle golosie, perché l'arte della pasticceria è un'arte molto particolare dove non bisogna mai stare fermi, bisogna sempre inventarsi. Marco, qui il laboratorio con delle novità in più? Sì, sempre bisogna avere sempre delle novità e stravolgere sempre tutto quello che è quello che hai fatto il giorno prima per il giorno dopo, per poi avere delle iniziative migliori. Noi difatti siamo tornati dalla fiera di Rimini, SIGEP, e lì abbiamo incontrato Buddy, il famoso Buddy che fa tutte queste torte in key design, e da lui ad esempio bisogna prendere spunto per avere delle novità e stimolare di più la clientela per delle nuove emozioni attraverso le torte con un gusto nostro all'italiano migliore. Marco, un sogno è diventato realtà, no? Quello della pasticceria, però nel cassetto ce ne sono altri che stanno per avverarsi. Sì, prossimamente abbiamo una sorpresa per noi e per la nostra clientela di una nuova apertura a Trescore. Arrivato dalla statale 42 abbiamo aperto un laboratorio con un punto vendita e cercheremo di fare lo strumento mantenendo anche questo negozio. Oggi invece, i nostri telespettatori, cosa hai preparato? Sto ultimando delle bavaresi ai frutti di bosco. Adesso glasso queste due bavaresi ai frutti di bosco. Questa qua è una gelatina neutra con un po' di aroma e colore dei frutti di bosco. Deve essere stesa bene per poi avere l'effetto a specchio. Una volta stesa va scaldato il bordo per poi staccarle. Ci aiutiamo con una fiamma. Così. La stacchiamo e la appoggiamo sul disco di cartone.
poi prendiamo un po' di frutti di bosco, li zuccheriamo con un po' di zucchero a velo per dargli un po' di decorazione e li componiamo sulla torta. Così. Mettiamo due sigarette di cioccolato, un paio di foglie e la torta è fatta. Dal laboratorio, seduti comodamente per rilassarci un attimo, no Marco? Guardiamo a Carnevale con tantissime scelte. Sì, Carnevale è il momento della frittura dolce, quindi partiamo a fare dalle chiacchiere, che è una pasta dura, un impasto duro, dove si sfoglia sottilissima e si fa friggere velocemente per poi non inzuppare troppo di olio. Hai comunque i tortelli, alle zeppole, hai le frittelle alle mele, ai donuts, che sono anche questi qui, arrivano comunque una moda americana anche questi, che sono praticamente dei krapfen con il buco dal mezzo tipo ciambella, intinti nel cioccolato con delle granelline sopra, che sono molto carini, molto buoni anche per i bambini, eccetera. Sì, cerchiamo di fare un assortimento completo. Divertimento al romanticismo guardando al 14 febbraio. Sì, 14 febbraio è il momento degli innamorati e quindi una tortina a cuore per la ragazza o con nascosto dentro un regalo sarebbe comunque apprezzato dalla propria o ragazza o moglie. Per chi non è fidanzato o sposato, nessun problema. Nessun problema. San Faustino, che è il giorno dopo, anche lì possiamo preparare dei dolcetti per poi festeggiare tra di voi. Buon San Valentino a tutti.